Stasera guardiamo con soddisfazione alla classifica del nostro gruppo alla fine del girone di andata. 3 vittorie e 2 sconfitte contro FS Real Madrid, e quanto di meglio potessimo aspettarci in questa prima fase. Al giro di boa siamo riusciti a centrare in trasferta quella preziosissima vittoria contro Bamberg, che stasera abbiamo consolidato col successo contro Strasburgo. Le difficoltà e le insidie di questa gara erano già state annunciate in presentazione, ma soprattutto il fatto che una squadra come la loro sia stato come inevitabile condizionata dal calendario. Basta riflettere sul fatto che le loro 2 gare casalinghe sono state contro le 2 superpotenze del girone, quindi Efes e Real Madrid. Riuscire a vincere una gara lontano da casa è difficilissimo, quindi stasera aver mantenuto inviolato il nostro campo per noi è fondamentale, soprattutto averlo fatto contro una potenziale avversaria diretta, e alla fine essere riusciti addirittura a racimolare 11 punti di vantaggio è sicuramente quanto di meglio potessimo aspettarci. La gara è stata come prevedibile condizionata dal ritmo che i nostri avversari hanno imposto. Hanno alternato bene le difese, rallentato il nostro attacco e ci hanno costretti a variare continuamente gli schieramenti e le scelte. Con un'area sempre molto intasata era difficile trovare ritmo e spazio per le penetrazioni e il penetro e scarico. Direi che è stato fondamentale come nel secondo tempo siamo riusciti ad allargare un po' più il campo e credo siano arrivati 9 canestri da 3 punti. I 4 di Langford e i 3 di Moss insieme a quello di Wallace e Gerrels sono stati fondamentali per aprire la scatola della loro difesa. La scelta era chiara, hanno sempre dei centri dominanti e hanno scelto di riempire molto, che fosse uomo, che fosse zona, le linee delle nostre penetrazioni, e lì noi siamo stati capaci di allargare e fidarci un po' più degli scarichi negli angoli. Abbiamo trovato sia contro la uomo che contro la zona tiri aperti, e le percentuali di secondo tempo dall'arco credo siano stati fondamentali per la vittoria, per costruire un vantaggio, che poi la nostra consistenza difensiva, che ritengo sia la nota più lenta e più continua della gara, ci ha permesso di mantenere.